Questa mattina, presso il Teatro del Casinò di Sanremo, quasi 400 studenti del Liceo Cassini ed un piccolo gruppo di studenti dell'Istituto Marconi, sempre di Sanremo, hanno avuto l'opportunità di ascoltare una delle voci più importanti del panorama letterario italiano. Si tratta di Dacia Maraini, la scrittrice italiana più letta al mondo, autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, narrazioni, autobiografie e saggi tradotti in 20 paesi. Nel 1990 ha vinto il premio Campiello, nel 99 il premio Strega e nel 2014 è stata anche candidata al premio Nobel per la letteratura. L'iniziativa è stata promossa dallo storico liceo sanremese ed è stata curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile con la vicepreside professoressa Stefania Sandra ed il capo del Dipartimento di Lettere professoressa Patrizia Milanese. 18 classi con le loro docenti di lettere hanno preparato da mesi l'incontro con Dacia Maraini, si sono dedicati alla lettura dell'ultimo romanzo intitolato La bambina e il sognatore ed hanno approfondito la sua vita segnata da incontri come quello con il compagno Alberto Moravia, con Pierpaolo Pasolini, con la cantante Maria Callas e con Bernardo Bertolucci. Vista l'importante tradizione teatrale del liceo, ci si è soffermati sull'esperienza teatrale della Maraini, che nel 1967 con Moravia ha fondato a Roma la Compagnia del Porcospino. Amica di Carmelo Mele, ha poi fondato diverse compagnie. Ha scritto più di 60 testi teatrali, commedie di grande successo nazionale e internazionale. Gli studenti, per omaggiarla, hanno recitato alcuni passi delle sue opere.